questa. Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una penna che a me piace molto. Sono andato a trovare i miei amici di Claire e mi hanno detto: ma sai che abbiamo preso anche il marchio Platinum, quindi fra tutte le linee e i marchi che rivendono c'è anche Platinum, che è una bella novità. Io sono contento perché hanno dei pennini, fra le altre cose, molto particolari che altri marchi non hanno o non vengono importati, quindi sono doppiamente contento. Andiamo a vedere innanzitutto com'è fatta, com'è il packaging di questa Platinum. Anche questo è un po' rinnovato rispetto a quello che era abitualmente. Un pochettino più raffinato, questa copertina cartonata. Eccola qua, che comunque è sempre elegante e un pochettino anche, forse se vogliamo, un po' più bello, diciamo, questo l'astuccio della penna, un nero opaco, bello, il logo ben evidenziato, Platinum, però l'oggetto dei desideri è qua dentro e non vi ho ancora detto che cosa c'è dentro, perché questa è una penna che mi piace davvero molto. Stiamo parlando della Platinum 3776. Sì, la conosciamo, una vecchia conoscenza, un top di gamma, una delle penne più apprezzate in assoluto, una penna che fortunatamente ha un costo tutto sommato contenuto per le prestazioni che è in grado di offrire. Quindi, bene, direi quello che normalmente si chiama un best buy. Tra l'altro, migliorato molto anche questo. Un vellutino, un'alcantara molto morbida, e sapete quanto apprezzi il fatto che non ci siano più gli elastici ma ci sia una fascetta che consente di infilare la penna senza che venga strisciata, quindi senza che lasci dei segni. Questo secondo me è veramente un passo avanti. La cartuccia di cortesia, vi dicevo, oltre al converter, e poi le garanzie e un libretto che insomma spieghi un pochettino anche cos'è, cosa non è questo brand, e le istruzioni, giustamente, che ci vanno per chi magari non ha ancora la dimestichezza con l'inserimento di una cartuccia, di un converter, con le operazioni più semplici. Marco, ci vuoi parlare sì o no di questa penna? Non ancora, vi tengo un po' sulle spine ancora. Vediamola più da vicino. La penna è la classica Platinum, una linea che conosciamo assai bene, una linea molto apprezzata, molto bella, una resina molto più curata. Se devo essere sincero, mi sembra quasi che sia migliorata rispetto alla versione che avevo, che risale però a 5-6 anni fa. Mi sembra un po' più curata, più bella questa nuova edizione. Non lo so, forse perché è nuova, però trovo che ci sia quasi una maggiore cura nei dettagli, nelle incisioni su questa veretta, che è quella che segmenta il cappuccio, che la stessa resina sia di una qualità migliore al tatto. Non so, può darsi che sia una sensazione, però l'impressione è questa. Anche in queste giornate che la sto provando, la mia impressione non cambia, cioè ho sempre la sensazione di prendere qualcosa di un pochettino più pregiato rispetto a quella che avevo. La forma è quella classica a sigaro, troviamo questa segmentazione, questa veretta verso la fine del cappuccio, del fondello, così come c'è qui invece per delimitare il cappuccio. Sostanzialmente sono abbellimenti, perché qui non c'è niente da azionare, perché non c'è un movimento, il caricamento avviene per cartuccia oppure con converter. Parliamo allora finalmente del protagonista di questa prova, sì, parliamo del pennino. Il pennino è un UEF, un ultra extra fine, come solo questo brand Platinum, Nakaya, diciamo più in generale, riescono a produrre. Tra l'altro, voi non lo sentite, ma punge, è incredibile. Questo è un extra fine ultra, lo andremo a vedere nella prova. Ve lo farò vedere anche in maniera ravvicinata, perché merita osservare la cura, e tra l'altro possiamo capire anche, ve lo metto così, possiamo anche capire da come sono allineati e come sono quasi orizzontali i due rebbi del pennino, anche la rigidità che ha questo tipo di pennino, perché in base alla forma, in base ai fori, a tanti elementi, riusciamo già a predeterminare alcune delle caratteristiche che attengono ai pennini. Il gruppo scrittura di questa unità non si può sostituire
da qua, ma si toglie in blocco. Guardate come ben segmentato, un po' come diciamo, vuole anche Sailor, in questo sono abbastanza accomunate, anche se la filettatura non è così serrata come per Sailor, però una volta chiusa la penna. L'unica cosa che mi sento di dire è di dare quella pressione proprio a fine giro, proprio appena appena, un pochettino di più, perché non appena si chiude, però se non c'è quella piccola pressione in più tenderebbe ad aprirsi con l'utilizzo, soprattutto l'utilizzo che ne faccio io, visto che ci scrivo con le stilografiche, le prendo, le lascio, eccetera. Molto bella, vi dicevo, nulla da dire. Il cappuccio, come avete visto, è uno di quelli che si avvita. Un cappuccio con un controcappuccio interno, assolutamente apprezzabile per tenere la qualità, l'umidità, diciamo, dell'inchiostro affinché non si secchi sul pennino. E sappiamo quanto su un tratto extra, extra fine come questo sia importante tenerlo sempre pronto, perché se si seccasse ci darebbe ancora più fastidio, essendo un tratto sottile, quindi più difficile da riavviarsi, e quindi è giusto tenerlo con il suo grado di umidità protetto dall'evaporazione. Molto bella, non vedo l'ora di provarla. Sulla qualità dei pennini giapponesi, dei pennini orientali, abbiamo già detto tante volte. Qui trovo che ci sia anche uno sforzo verso una miglioria delle finiture, e questo è più che mai apprezzabile. Vi dicevo, il protagonista è questo pennino ultra extra fine, bellissimo. Guardate, se riesco ora a inquadrarvelo un pochettino ancora più da vicino, guardate com'è sottile la punta di questo pennino. Sappiamo che ultimamente molte aziende hanno ritoccato i listini dei pennini extra fine. Perché? Perché comunque il pennino extra fine richiede una lavorazione ancora più accurata, essendo un pennino che sapete come vengono fatti, vengono tagliati a metà, lo vedete da questa fenditura, e da quest'altra parte viene applicata una rodiatura o comunque un elemento molto più rigido, che poi viene lavorato per fare quella che è la scorrevolezza che dobbiamo avere durante la fase di scrittura. Quindi è chiaro che su una puntina così esile è difficile lavorare, perché effettivamente, se avete avuto mai modo di vedere come avviene la lavorazione, serve una precisione altissima, anche poi tra l'altro diciamo insidiata da altri tipi di problematiche come la temperatura che raggiungono i due diversi materiali, insomma, questi sono altri aspetti. Sta di fatto che è un pennino veramente molto bello, e vi dicevo, se è vero che c'è una richiesta di qualche soldino in più per questo lavoro extra, perché richiede un passaggio manuale un pochettino più attento, è anche vero che sono disposto a pagarlo ben volentieri quando effettivamente questo si traduca poi in un piacere di scrittura, e si riverberi proprio in quello che è la qualità finale del pennino. Mi soffermavo un poco sull'alimentatore, che è un alimentatore che può ricordare magari un po' le Banite, anche se vedo che è più sezionata, però il disegno può richiamare quella. In realtà è un alimentatore in plastica. Sapete come la penso io sugli stampi ABS, oggi come oggi non hanno quasi più niente, anzi forse niente da invidiare alle Banite, e anzi proprio per via della loro lavorazione consentono di avere talvolta anche delle qualità superiori. Nel caso però di un pennino come questo, che come vi ho fatto notare è abbastanza orizzontale nelle due ali viste in prospettiva frontale, diciamo che il lavoro dell'alimentatore, se ben calibrato nella sua progettazione, tutto sommato, insomma, non è poi così faticoso, perché essendo rigido non c'è una grandissima variazione, un grande lavoro dei due rebbi. Andiamolo a provare. Graf von Faber-Castell, il Deep Sea Green. Sì, voglio metterlo subito in difficoltà, perché un pennino così sottile non può lasciare un segno consistente dal creare il giusto contrasto sulle carte, per esempio quelle tramate. Infatti lo andremo a provare anche con un'altra carta. Tra
Partiamo da Rodia perché sapete che se cerchiamo di, se tutti diciamo, cercassimo di fare dei test attendibili, dovremmo dotarci almeno di parametri unificati, altrimenti diventa molto molto aleatoria qualsiasi discussione. Vale per gli inchiostri, vale per la prova dei pennini. O c'è una unicità di strumentazione, di dotazione, altrimenti dovete affidarvi un po' alle descrizioni di chi ve li racconta. Il Deep Sea Green è un inchiostro che tutto sommato, aspetta che chiudo perché non si secchi, è un inchiostro che tenderebbe per le sue caratteristiche ad essere abbastanza contenuto nel tratto, cioè a legarsi insomma chiamiamola così, alla catena di conduzione, alimentazione del pennino in maniera un po' più restrittiva. E proprio per questo l'ho montato e caricato qui perché sono curioso di vedere come se la cava. Bellissimo, non c'è altro da dire, eh? Non so se riuscite a vederlo da quanto. Il tratto dopo ve lo farò vedere ingrandito. È veramente, veramente un piacere. A parte la tonalità dell'inchiostro, che è uno di quelli che a me piace di più. Ottimo controllo. Proviamolo anche col corsivo. Bello. Molto bello, bellissimo. Adesso commentiamo un attimo prima che io proceda. Vi do qualche informazione su quella che è stata la mia esperienza di scrittura. Il pennino è davvero, davvero fino, molto appuntito, ma con una lavorazione esemplare. Ce ne accorgiamo perché non dà la minima, impuntatura. Tra l'altro, guardate impugnando anche la penna così come posso tranquillamente farla scrivere e come scrive senza avere così la minima impuntatura. Molti appassionati si tengono un po' lontani dai pennini extra fini perché pensano che ma sono più difficili, sono più scorbutici, ma non è vero, se sono fatti bene, assolutamente sono fantastici e scrivono benissimo. Questa non è la prova, ma questo è un pennino molto particolare. Tra l'altro osservavo che è difficile fargli ottenere delle variazioni di saturazione o quello che potremmo chiamare un accenno di shading perché è davvero molto sottile e non si riesce a vedere se non con taluni, ma proprio un paio di inchiostri che ho provato che dopo forse vi farò vedere. Quello che colpisce è la qualità del pennino. Ovviamente, quando parlo di qualità del pennino dovrei girarvelo per mostrarvi sotto e questa parte che è lavorata benissimo. E ancora di più vi faccio vedere. Una lavorazione che sia degna di questo nome significa che fa lavorare il pennino non solo nella sua inclinazione, quella naturale. Mi metto un po' di lato, vediamo come andiamo ad inclinare la penna per scrivere, ma la fa lavorare anche tenendola dritta, quasi perpendicolare, quindi sto lavorando su una punta. Volete vedere come se la cava dall'altra parte in reverse nib? Qui sì che è sottile, questo è sottile, non quello che vi ho fatto vedere prima. Dopo lo andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio. Lavora. Guardate, la sto coricando. Questo è un pennino fatto veramente bene. Lo dico subito perché poi magari me ne dimentico. È una penna che ha un
Allora, scusate, apro un'altra parentesi. Negli ultimi video non parlo più di prezzi, perché comunque il mercato delle penne, un po' come quello di altri beni, è molto soggetto negli ultimi tempi a promozioni che magari il distributore, fa verso i rivenditori o i rivenditori stessi fanno verso il pubblico. Poi ci sono, insomma, anche altri canali dove acquistarle. Insomma, è diventato un pochettino più ballerino il prezzo di una penna. Quindi è un parametro che ho cominciato ad escludere, però certamente mi avete scritto, mi avete detto, ma dacci almeno un'idea di dove andare a collocare. Sì, senza dubbio avete ragione, questa è una penna che più o meno si può trovare attorno ai 150 euro, qualcosina in più, qualcosina in meno. Poi, insomma, ormai sapete dove mi servo io nei negozi. Questa, tra l'altro, me l'ha gentilmente data in prova Claire Padova. Se chiamate, se lo fate a nome mio, vedrete che avrete senza dubbio un trattamento ottimo, come per tutti del resto, ma insomma, si intende. Vi dicevo, una caratteristica di questa penna è che entro questa fascia di prezzo, trovare un pennino così appunto, così fatto bene, è difficile. È una penna che, per esempio, per un appassionato come me di scrittura, anche ammesso che non mi piacesse la forma, non mi piacesse il colore, me ne importerebbe niente, me la comprerei lo stesso perché ha un pennino che è quasi unico, è un riferimento, ma non solo perché è un tratto super sottile. E quindi è anche bello, ora lo proviamo su un altro tipo di carta, ma non è solo quello, è proprio il fatto che sia lavorato in maniera ottima, ma davvero veramente ottima. Però fin qui è tutto rose e fiori, siamo capaci tutti di scrivere sulla finitura bellissima della carta rodia, come se la caverà su una carta che lo mette in difficoltà. Andiamo a vedere subito. Prendo un bel monocromo della Pigna e faccio una prova proprio di quelle da bandito, una prova da cattivo. Vediamo un po'. Lo facciamo qua. Allora, prima lo facciamo su una pagina bianca dove possiamo cercare di capire se la Platinum con un tratto fine e un inchiostro tutto sommato leggero come questo riesce a vedersi. Sì, si vede per quello, però vi consiglio, vi suggerisco per una vostra anche, come si dice, per non stancare troppo gli occhi, usate un inchiostro un pochettino più deciso, perché più il tratto diventa sottile e più ovviamente un pennino extra fine lo rende chiaro. Quindi a maggior ragione, se abbiamo una tramatura come questa, che vedete che è abbastanza decisa, perché questa riga principale, questo decumano, sembra quasi nell'ordine di 1 mm, quindi con un pennino molto molto sottile, se scrivo in piccolo mi diventa davvero difficile. La metto ancora più in difficoltà andando a scrivere nella parte di un foglio. Vediamo dove, sul retro di un foglio che abbiamo, ecco questo per esempio, che presenta anche qualche piccolo già segno che è passato dall'altra pagina. Sarà leggibile lo stesso? La proviamo. Beh, diciamo che sarebbe meglio avere una pagina bianca, perché effettivamente non c'è molto contrasto. Però non abbiamo detto la cosa più importante, ma sentite come scorre? Per questo vi dico che è un pennino eccellente, è un pennino da 10 lode. Non importa se sia in oro a 18, a 25, a 30, a 40 carati, anche perché comunque, certo, è un pennino in oro. I 14 carati ci sono, ma non è quello che mi interessa più di altre cose. E senza dubbio, comunque, il fatto di avere un pennino in oro a 14 carati lo aiuta un pochettino a non renderlo troppo rigido, perché non dimentichiamo che effettivamente stiamo parlando di un tratto ultra extra fine, e quindi ben venga, però la qualità sta tutto nella lavorazione, nella finitura della punta, la lavorazione della finitura, questa è essenziale. Andiamolo a provare su un'altra carta, una carta che è un po' a metà strada fra le due. Uso questa, che è quella del Pigna Evolution. Lo provo qui. Questa è una carta che ha una rigatura un po' meno evidente dell'altra, anche perché non è quadrettata. È così, quindi scrivo un po' più grande, vediamo come
Poi scrivo anche in piccolo, eh. Ho scoperto che c'è qualcuno che è incontentabile. Se scrivo in piccolo, Marco, ma scrivi in piccolo non si capisce niente. Scrivo in grande, sì, ma non scrivere sempre in grande. Lo dico con affetto, sapete, perché non finirò mai di ringraziarvi per quanto siete attenti a, insomma, anche al mio lavoro. A me piace molto anche per un altro motivo, che riesco, a controllare la penna. Riesco a controllarla, a farle fare quello che voglio. Qui entriamo in quel concetto di confidenza. Di confidenza di cui vi ho già accennato altre volte, cioè avere per le mani una penna che mi consenta di scrivere in piccolo, in stampatello minuscolo, in stampatello maiuscolo, oppure non so, con un carattere anche diverso, scriviamo, non so, calligrafia allargato oppure condensato, come voglio io, come decido di fare. Significa che la penna risponde pienamente ai comandi e fa quello che desidero venga fatto. Il flusso di questa penna, allora, parlare di flusso significa parlare di tutto e niente, nel senso che osservarlo da qua vediamo soltanto quando a monte arriva tutto. Però il flusso è ottimale. È ottimale perché scrive, 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 scrive senza apparente fatica. Dico apparente fatica perché nel momento in cui da questa passate ad un extra fino, vi accorgete che c'è una sensazione di facilità, beh, certamente maggiore in un pennino extra fine che di per sé non è certamente, non ha la scorrevolezza di un medio. Però qui il lavoro è svolto egregiamente. È buona per che cosa? Secondo me è buona per godersi una penna un po' diversa, una penna che abbia un pennino realmente extra fine, un pennino anche diverso da altri che abbiamo, ma poi è molto preciso perché ve lo scrivo anche diverso, differente, come volete voi, cioè è possibile sbizzarrirsi, divertirsi, va bene per appuntare, certo, perché comunque la penna è leggera, è molto bilanciata. Non dà assolutamente fatica, con una carica di converter, probabilmente finite il pennino prima che si esaurisca l'inchiostro, perché, come potete immaginare, avendo un tratto così sottile, consuma davvero poco, ammesso che i consumi siano significativi per un acquirente di stilografica. Molto bene, però va bene un po' per tutto. Va bene per tutto perché l'abbiamo provata con questo inchiostro, ma vi aspetto ad una prova che sto preparando per voi con un inchiostro un pochettino più scuro, soprattutto per metterla in comparazione con altri pennini. Vedremo se trova un contendente che può veramente rubarle lo scettro di ultra extra fine. Il tratto di questa penna, bellissimo, con un inchiostro così leggero ma così preciso, così dettagliato, così contornato. Ma guardate che fittezza. Ora, vedendolo ingrandito, magari non si ha la percezione precisa, ma stiamo parlando, eccolo qua, di questo pennino. Tra l'altro, se riesco, vi faccio vedere anche la punta, la lavorazione della punta, che vista in sezione, vedete come è assottigliata? Questo è il pennino. Mettiamolo così, e qua c'è il conduttore. Nell'ultima parte, qua, invece che essere più spessa come capita di solito nei pennini, è lavorata ancora, è ulteriormente sezionata qua. È lavorata in maniera che, ve l'ho detto, veramente un signor pennino. Quella che vedete qui è la prova in reverse nib, veramente. Veramente straordinaria, guardate come si riesce a scrivere sottili, che sembra questo invece che è un tratto, il tratto ultra fine, ma dalla parte corretta del pennino sembra quasi un fine. Guardate come si riesce a scrivere in maniera sottile. Ho fatto altre prove prima di arrivare a questa e come vedete, chiaro, sulla trama di un quaderno
il tratto così sottile si perde un pochettino, quindi vi suggerisco e vi consiglio di utilizzare degli inchiostri un pochettino più scuri. Invece mi è piaciuto proprio tanto come si è comportato sul Fabriano e Coqua, molto molto bello, molto appunto. Ottima scorrevolezza, sebbene lo potete vedere comunque dall'inquadratura così stretta che lo fa vedere, la carta non sia una carta estremamente levigata, vedete che ha delle micro rugosità, beh, si è comportata proprio bene, mi piace un sacco, c'è il mio giudizio buono, guardate anche la tonalità, l'intensità, molto bello. E poi l'ho provato con un inchiostro per l'appunto più scuro sulla Clairefontaine, qui chiaramente una carta così ben levigata come è quella della Clairefontaine, un inchiostro che altrettanto ha fatto bene quello della Montblanc, insomma è facile fare il 2 più 2, guardate comunque come anche nell'ambito di pochissimo spazio, perché stiamo parlando di una riga da 7 mm, il tratto sia ben cesellato, ben definito, preciso, quindi ottimo lavoro sia del sistema di alimentazione ma soprattutto del pennino. E adesso un giochino, sì, l'ho fatto anch'io, dobbiamo divertirci con le penne. Guardate quante volte ci siamo divertiti a fare, ma quanto ci sta dentro qua e là. Non so se qui si riesca a vedere quello che si riesce a fare con questa Platinum. In un quadretto da 0,5 ci sta dentro un paio di volte l'alfabeto. Però questo qua è un inchiostro che secondo me non rendeva molto merito, quindi mi sono superato con questo. Non so se riesce a metterlo a fuoco. Ecco, ve lo lascio qua come puro divertimento di Marco Chiari che gioca come un bambino con un pennino così sottile. È incredibile quello che si riesca a fare, ma soprattutto la governabilità che ha un pennino come questo. Qui è stato fatto in reverse nib e quindi diventa ancora più interessante. Però questa è una carta un po' porosa. Andiamo a vedere su una superficie liscia. Già, su una superficie liscia come quella Clairefontaine, un inchiostro adatto, si riescono a fare cose ancora più simpatiche e ci sta dentro davvero l'universo mondo. Non riesco nemmeno a inquadrarvelo, mi servirebbe uno zoom ancora maggiore. Ciao a tutti amici e un ringraziamento a Claire, Padova, dove potete trovare la stilografica. Ciao a tutti!